Da moltissime parti ho sentito pseudomaestri affermare che il seguire i loro corsi di istruzione reca il dono di annullare i semi dei karma negativi. Chiaramente questa è un'esca per tenere avvinti a sé quelli che stanno ad ascoltarli. E di queste esche ne vengono usate moltissime. Alcuni promettono poteri paranormali che gli incoscienti desiderano ardentemente, al punto anche di inventarseli. Poi le promesse fortunatamente non sono mantenute, ma la colpa è attribuita agli aspiranti che non riescono a seguire le prescrizioni deliberatamente inventate, impossibili a seguirsi, in modo che nessuno possa verificarle e scoprire il gioco. Ora, quando si vogliono tenere avvinte le persone, c'è sempre un movente egoistico, perché il vero maestro al massimo arriva a proporsi, mai ad imporsi. Quando così non è, siate certi che si vuole rendervi dipendenti per accrescere il proprio potere, per accarezzare la propria ambizione. Al vero maestro che agisce in purezza non interessa affatto avere discepoli e seguaci, perché non si serve di loro per crescere in importanza agli occhi degli uomini. Non cerca di apparire un depositario di verità esoteriche, spacciando per segreti divini notizie che al massimo hanno il valore di un pettegolezzo. E questa è la cosa più importante. Qual è l'insegnamento che viene impartito? Perché al limite anche il peggiore degli insegnanti può essere tramite della comprensione del discepolo. La comprensione del discepolo dipende dalla sua maturazione e quindi non può essere donata dal maestro. Perciò un discepolo pronto comprenderà e sboccerà da qualunque parte gli giunga la verità. Certo, quando si vedono istruttori ordinare ore e ore di meditazione o di recitazione di salmi o mantra, ben sapendo che anche quello fa parte di un programma per tenere avvinte le persone, non si può fare a meno di scoprire il gioco per rendere più accorti gli sprovveduti.